Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono molto contenta quest'oggi di trattare con voi un argomento che mi appassiona particolarmente e che interessa anche a molti di voi, visto che ho ricevuto diversi commenti sotto i video scorsi e diversi messaggi in direct su Instagram con la richiesta di fare dei video che trattassero l'hair care, quindi la cura del capello. Allora, io ho deciso di iniziare questa serie di video, perché saranno più di uno appunto inerenti alla cura dei capelli, con questo primo video di acquisti che ho fatto ieri da Tigotà. Ci sono dei prodotti che ho ricomprato con i quali appunto mi sono trovata molto bene e altri prodotti che invece non ho mai provato, ma li ho comprati perché voglio fare una hair care routine con voi, quindi questa volta un video con tutti i vari passaggi che farò io personalmente, facendovi vedere come utilizzo i prodotti e soprattutto il risultato finale, così insieme potremo vedere che cosa ci è piaciuto di più e che cosa di meno. Allora, direi che prima di iniziare ricordo a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale e di attivare la campanellina per non perdersi tutti i prossimi video. Iniziamo. E allora, parto dal presupposto del descrivermi i miei capelli. Io sono una liscia naturale, sono liscissimi i miei capelli a spaghetto. Contate che questi qua sono i miei capelli semplicemente tirati a phon, quindi non ho passato la piastra. Se passo la piastra rimangono ancora più lisci, soprattutto ancora più ordinati, ma tendo a non passarla tantissimo perché poi le punte ovviamente ne risentono. Già non sono bellissime in questo periodo. Purtroppo ho il problema che i miei capelli sono più brutti d'inverno che d'estate, nonostante il sole, il mare, il vento, il calore, sono sempre più belli durante il periodo primaverile, se non direttamente addirittura estivo. Il motivo principale, secondo me, è il fatto che io li lascio ad asciugare sempre e solo al naturale, all'aria, durante l'estate, e quindi sicuramente evitando il calore del phon, nonostante utilizzi dei protettivi, si va a eliminare tutto quell'effetto secco e quella poverina sterpaglia che si forma alla fine dei capelli. Non sono una patita del parrucchiere, sarò molto sincera, vedo il parrucchiere una o due volte l'anno giusto per dare quella micro spuntatina. L'ultimo taglio che ho fatto l'ho fatto a luglio, contate che poi sono stata in vacanza fino a settembre, nel senso ho fatto più vacanze e molto mare durante l'estate, e quindi questo è il risultato. Per quanto riguarda il colore, è il mio colore naturale. Feci uno chatouche un bel po' di tempo fa, quindi ormai non c'è più niente di quello chatouche lì. Io sono un castano che diventa castano chiaro durante l'estate. Per fortuna, nonostante la mia quasi veneranda età, ancora non ho capelli bianchi e quindi non ho bisogno di fare tinte. In passato sono stata di qualsiasi colore, sono stata nera, sono stata biondina, sono stata arancione, sono stata rossa, ne ho combinate di ogni, ma adesso è diversi anni che li lascio così come natura vuole. Fatta questa premessa, ovviamente i prodotti che vi andrò a far vedere sono prodotti che sono adatti alla mia tipologia di capello, per il fatto del liscio, per il fatto che sono molto sottili, che si appesantiscono facilmente, e non dico che sono grassi, ma essendo così sottili tendono a sporcarsi o comunque a ungersi più facilmente. Quindi io ho comprato dei prodotti con i quali già mi sono trovata bene e altri nuovi che secondo me potranno andare bene per la mia tipologia di capello. Partiamo subito dallo shampoo. Ho voluto fare questa premessa così ce la evitiamo poi nei video successivi, ma sapete di che tipo di capello si parla. Partendo dallo shampoo, ieri da Tigotà ho comprato quasi tutte cose in offerta, mi servivano proprio dallo shampoo al balsamo, non avevo più nulla, e la prima cosa sulla quale mi è caduto l'occhio sono gli shampoo dell'antica erboristeria. Allora, io questi shampoo qui li ho già comprati, è il boccettino piccolo, nel senso il classico, ne ho già comprati diversi. Dovessi dirvi quali erano gli ultimi, non me li ricordo, perché vado molto a rotazione. Con il discorso appunto che ci sono diverse fasi di secchezza piuttosto che di corpo dei miei capelli durante l'anno, vado a modificare quali sono i prodotti, non uso dei prodotti statici sempre, faccio dei tentativi, faccio delle combinazioni e a seconda del periodo riescono di più. Quindi ho comprato, sicuramente avevo già comprato quello all'oliva che adesso vi faccio vedere, comunque ho comprato i due shampoo, erano in offerta a 1 euro, appunto questi qua, antica erboristeria, questo non l'ho mai provato, con fico d'India rinforzante,
L'ho voluto provare perché appunto non contiene siliconi, essenze di origine naturale al 100% e mi piacciono, come tipo di prodotti mi piacciono molto. Proprio per il discorso capelli sottili, capelli che si appiattiscono facilmente, cerco ovviamente di non utilizzare prodotti che abbiano i siliconi. Nei miei video non troverete mai Pantene, Garnier, Elviv, no, perché non mi piacciono, hanno secondo me un bellissimo effetto appena col capello appena fatta la piega, ma poi insomma per avere quell'effetto lì ovviamente c'è qualcosa di non naturale che per carità a molte può piacere, ma a me non piace. Quindi ho comprato questo qua rinforzante che lo proverò magari appunto nell'air care routine nel prossimo video per vedere un pochino il risultato, e poi ho preso questo che sono sicura di averlo preso tempo fa, lo shampoo morbidezza all'olio di oliva del Mediterraneo, e è un altro tipo di shampoo che appunto contrasta i capelli inariditi. Ripeto, li ho comprati proprio per questo periodo, avendo i capelli più secchi sono andata sul sicuro con questi qui. Entrambi li proverò con voi e vedremo come mi trovo. Sempre come shampoo e sempre appunto da Tigotà c'è la marca Ecos. Non so se voi l'avete mai sentita, spero di sì, perché fa degli ottimi prodotti a base naturale con ingredienti biologici e soprattutto, ora poi ve lo leggo anche nell'etichetta, non contengono ingredienti che possono danneggiare la persona o l'ambiente. Quindi io tendo a comprarlo ogni volta che lo trovo in offerta. Non costa esageratamente, questo qui è il bottiglione da mezzo litro, in offerta era 2,50 euro, solitamente mi sembra che costi sui 3 euro, quindi ho risparmiato qualcosina, ma è in ogni caso una bella quantità. Questo qui io ho preso lo shampoo lavaggi frequenti. In questo periodo non è che io li lavi così frequentemente, nel senso, soprattutto con il periodo quarantena e lockdown, ho cercato di lavarli un pochino meno, tanto non si poteva uscire, andavo comunque sempre a fare esercizi in terrazza con il mio tappeto, con i miei pesi, e quindi anche se sudavo cercavo di lavarli insomma ogni 3-4 giorni, e sicuramente quando siamo ripartiti e abbiamo potuto di nuovo uscire, i capelli erano decisamente più sani. Ho cercato di mantenere questo lavaggio non troppo frequente, solitamente comunque li lavo ogni 3 giorni, poi ripeto, a seconda, se so di stare in casa come questa settimana qua per molto e andare a correre magari quasi tutti i giorni, li dovrò comunque lavare un po' meno perché sto in casa, ma un po' di più perché vado a correre, quindi è molto insomma altalenante il discorso, però non lavateli mai troppo spesso. Ho preso comunque quello lavaggi frequenti perché gli altri due shampoo che erano in offerta erano uno per capelli grassi e non era il caso, e l'altro invece per capelli ricci, quindi non andava bene per me. Questo qua è l'estratto di avena biologica, eco bio, vegano, quindi anche non contiene ovviamente prodotti animali, e la frase che vi volevo leggere, che è proprio certificato da ICEA e in accordo con lo standard di certificazione, non contiene ingredienti ritenuti potenzialmente pericolosi per la persona e per l'ambiente. Quindi questo qui è una cosa alla quale faccio sempre caso. Ci sono alcuni prodotti che vedrete che non sono solo eco-friendly, però insomma alcuni io dove posso prendo quanto più possibile biologico e insomma che non danneggi nessuno. Poi passando dagli shampoo, quindi abbiamo visto quelli di Antica Erboristeria e di Ecos, tolto lo shampoo vi faccio vedere. Prima di farvi vedere i balsami vi faccio vedere le maschere. Allora, ieri ho ricomprato una maschera della quale vi avevo già parlato nei promossi e bocciati, uno dei primi video che ho fatto, della Biolis, questa marca qua, Biolis Nature. Questa marca è esclusiva Tigotà, quindi la trovate solo ed esclusivamente da Tigotà. Ha diverse tipologie di prodotti con diversi ingredienti. Io ho ripreso questa qui all'argan. Allora, innanzitutto al 98% di ingredienti naturali, è vegano, non testata su animali e non contiene ingredienti di origine animale. Questa qui l'avevo già presa, mi ci ero trovata benissimo, a parte che ha un profumo che è veramente divino e appunto, come dicevo già nel video promossi e bocciati, l'avevo terminata e me ne ero follemente innamorata. Questa qui si può utilizzare sia come maschera pre-shampoo, che è l'uso che ne faccio io solitamente, lo metto sulle punte o comunque da mezza lunghezza in giù prima di andare a lavare i capelli, e utilizzo poi comunque una noce, proprio pochissimo balsamo dopo gli shampoo, ma i capelli rimangono morbidissimi. Non l'avevo
l'avevo ricomprata perché avevo comprato sempre della Biolis, questa qui, che continua a girarmi per casa, a girare per il bagno, perché è sempre, questa è l'argan ed è buonissima, questa qua è il burro di karité, sempre con ingredienti naturali al 98%, ma non mi ci sono trovata per nulla bene, quindi sto cercando di usarla, e come maschera prima dei capelli, e come al posto del balsamo, però non riesco, non mi piace proprio il risultato, i capelli rimangono stranamente quasi crespi, io non so come mai, e quindi... cercavo di finire questa prima di comprare l'altra, ma tanto questa non mi piace, quindi la utilizzo proprio quando non devo fare chissà che cosa, per la bellezza di questa piega di questi capelli, e allora ho ripreso lei. Quando l'ho vista non era in offerta, questa l'ho pagata 3,99 euro, ve la straconsiglio. Sono curiosa di provare anche gli altri prodotti, lo shampoo e il balsamo, però ancora sono rimasta solo sulla maschera. Poi parliamo di balsami. Allora, come balsamo io ho ricomprato della Sunsilk la ricarica naturale. Questo qui io lo utilizzo molto molto volentieri, lo utilizzo abitualmente, è quello olio di argan e di mandorle. E della Sunsilk ci sono due prodotti, c'è questo e quello all'olio di cocco, o comunque con estratto dell'olio di cocco, e sempre 0% coloranti, quindi quello ricarica naturale sono solo questi due prodotti. Tendo a comprarlo di più rispetto agli altri della Sunsilk proprio perché ha la capacità, appunto, non avendo siliconi e coloranti, di non appesantirmi i capelli, quindi quando lo utilizzo sono i giorni in cui i capelli rimangono sicuramente più puliti, più a lungo, più morbidi e non, decisamente non appesantiti. Quindi questo l'ho ripreso, non era in offerta, costava 1,65 euro. Poi ho voluto invece prendere, ma perché aveva una super offerta, perché era il maxi formato da 350 ml mentre il classico è da 200, e questo l'ho pagato appunto 1,65 euro, mentre invece a 1,75 euro c'era, mamma mia, presa al volo, il maxi formato, così. Questo qui, c'era solo questo e di nuovo il balsamo per capelli ricci. L'ho voluto prendere perché questo è il liscio perfetto. Tempo fa facevano la pubblicità a nastro, veramente, quindi davano sempre questa pubblicità dello straight lock e tutto. L'ho comprato anche se non è totalmente naturale, perché effettivamente questo qui, quando voglio una piega liscia, ma proprio che asciugo i capelli con il phon e rimangono tali e quali e spaghetto, ci vuole questo. Quindi questo qui li rende più leggeri e più morbidi, mentre invece questo proprio li fa cadere così belli dritti, e allora l'ho preso. Visto il maxi formato, visto la convenienza del prezzo e l'effetto liscio, sicuramente questo è assicurato. Vi posso dire che ho già comprato e provato più volte anche lo shampoo, quindi la combinazione shampoo e balsamo, e per chi ha capelli lisci, lunghi e oppure un po' meno ricci, magari tendenti al mosso, e vuole qualcosa che blocchi il liscio, questi, la combinazione shampoo e balsamo è l'ideale, quindi provateli. Ultimo prodotto, questa volta per lo styling, e questa volta prodotto che non ho mai provato. Allora, questo qui è della Adorn, sono cristalli liquidi. Questa serie qua con le scatoline vintage le avrete già viste da Tigotà. Allora, sono diversi prodotti, una linea con diversi prodotti. Personalmente non li ho mai provati, ma ho avuto un'ottima recensione da mia sorella, che lei, a differenza mia, è proprio il mio contrario, perché ha i capelli quasi ricci, molto molto mossi, aveva comprato la crema per ricci. Io sono andata a vedere un po' le recensioni prima di acquistarlo. La crema per i ricci è straconsigliata da tutte le ragazze, quindi se avete i capelli ricci provatela, è proprio una crema, a differenza della mousse e dello spray che magari solitamente si mette, e è una crema che va a esaltare il riccio. Sono tutte impazzite per questi prodotti. Ho visto un po' meno recensioni invece su questi prodotti di styling per capelli lisci o comunque per tutti i tipi di capelli, quindi ho voluto provarlo. Questi qui sono appunto cristalli liquidi effetto lucidante, capelli di luce. Allora, il profumo dicono che sia molto buono, ora lo sento con voi. Questa qui è la sua confezione. Sì, profumo è molto buono, dovrebbe sapere di vaniglia misto, non so, qualche cos'altro, e appunto il tocco finale.
Come vedrete poi nel prossimo video della hair care routine, io metto sempre sempre un olio. Ora ripeto, quest'oggi ho lasciato i capelli così per farvi vedere solo il capello pulito senza nulla sopra, però i cristalli liquidi li utilizzo sempre. Ora sto usando e finendo quelli della Vital Care, ho preso quelli di testa nera, insomma ne ho diversi. Questo qui quindi mi ha ispirato tantissimo. Parla di uno stile perfetto, parla che si può utilizzare come lo metto io sui capelli bagnati prima della messa in piega, prima di asciugarli per proteggerli, quindi anche termoprotettore, oppure a fine trattamento, a fine piega, per, come trattamento sulle punte, quindi messo soltanto per lucidare il capello. Voglio provarlo, sono molto curiosa, quindi lo proveremo insieme nel prossimo video e scopriremo se funziona o no, vi farò sapere anche i giorni seguenti come mi ci troverò. Tra l'altro è made in Italy, 50 ml, questo qui era scontato, anche per quello l'ho voluto provare, a 3,99 euro, non è né tanto né poco, insomma i cristalli liquidi solitamente li pago di più e vedremo l'effetto, proprio perché le recensioni sono tutte ottime. Allora, ho chiacchierato un sacco in questo video, spero di non avervi annoiato, ma l'argomento, so che l'argomento trattato piace a tutte, quindi sicuramente vi avrò tenuto compagnia nel modo che mi avete richiesto. Ripeto, ci saranno altri video sull'hair care, ma non solo, anche sulla beauty care. Voglio fare delle beauty care routine, ripeto, come ho già detto negli scorsi video, le idee sono tante, bisogna solo un attimino cercare di organizzarsi. Il periodo è quello che è, ci si può spostare poco, si può andare poco in giro. Dietro ha cambiato lo schermo, vabbè, non ne vuol più sapere nemmeno lui, e quindi insomma bisogna un po' adattarsi, ma state tranquille che accontento tutte. Continuatemi a scrivere sotto nei commenti se questa tipologia di video vi piace, datemi delle idee su quali potrebbero essere i prossimi ai quali siete interessati. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguita anche oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!